Per quanto riguarda invece Ninis, diciamo, insomma, è stata una prova soddisfacente la sua. Di qua a fine stagione ci sarà, diciamo così, la valorizzazione di questo giocatore, la convinta, tra virgolette. Credo che uno dei problemi principali di Ninis fosse, per certi versi, Marchionni, no? Nel senso che il rendimento particolarmente alto nel suo ruolo di Marchionni forse gli ha un po' tagliato le gambe. Io credo che quando hai un compagno di squadra che sta facendo bene, che è un tuo come dire, diretto contendente nella specificità del ruolo, questo debba essere uno stimolo, non visto come mi ha tagliato le gambe, perché allora vuol dire che non hai fiducia in te stesso, vuol dire che non credi nelle tue possibilità. Soprattutto Marchionni non è un giocatore giovanissimo, è un giocatore che ha ancora qualche anno di carriera indubbiamente, ma è comunque un giocatore che ha dimostrato tutto il suo valore, la sua potenzialità, quindi tu devi avere lo stimolo a fare ancora meglio di quanto lui abbia fatto. Questo deve essere la chiave di lettura e il modo di interpretarlo per far sì che poi si aprano spiragli e possibilità di giocare. Praticamente ci sono due posti per tre persone, se vogliamo mettere in mezzo Ninis, Valdés e Marchionni, da qua alla fine. Voglio dire, fino a qualche settimana fa pensare di rinunciare a Valdés poteva essere una sorta di bestemmia. Vedendo invece come sono andate le cose l'altro giorno, potrebbe essere una soluzione da qua alla fine anche per. No, ma l'errore è questo, è quello di prendere come riferimento la partita di sabato, non è quella la partita che deve essere presa come riferimento. Io credo che il riferimento deve essere una continuità, il riferimento deve essere una parentesi più ampia. Quindi quello che Valdés e Marchionni hanno fatto e la valutazione che si può avere in generale su Marchionni e su Valdés, per dire due casi specifici, viene fatta in uno spazio di tempo di mesi. Allora lì puoi veramente dare una valutazione, se no la singola partita fa diventare grandissimi giocatori anche chi non lo è, ma non sto parlando di Ninis, che è sicuramente un ottimo giocatore, però non può essere valutato solo semplicemente per la partita fatta contro il Pescara, fatta sicuramente bene, però non è quello il metodo di valutazione. Ma no, beh, no, a questo punto se non ci sono altre domande gliele faccio ancora io, una io. Parliamo anche dell'attacco. Amauri mi sembra che abbia un po' riguadagnato il posto, anche in questo caso insomma, un vecchietto tra virgolette piuttosto irritante che sembra avere la meglio su qualche giovane per certi versi. E poi mi aveva incuriosito insomma, questa apertura di un nuovo dualismo positivo, naturalmente. Tra Belfodil e Boniperti che ha fatto verso la fine della conferenza di sabato sera, quando diceva insomma, che anche Boniperti si allena bene tanto come Belfodil e quindi insomma ha giocato Boniperti per quello. Semplicemente quello, io voglio vedere ragazzi che siano positivi e propositivi ed anche entusiasti, anche del fatto che possa giocare un compagno e questo compagno lo faccia bene, questo deve essere il tipo di concetto. Il fatto che poi uno stia fuori è chiaro che non fa piacere, uno non può essere felice di star fuori, però non ripetersi la guadagnata sul campo. A Mauri
sta facendo, lo ribadisco da tempo, da dicembre ad oggi un giocatore completamente diverso, non perché ha fatto i gol che ha fatto, ma perché ha trovato una continuità di allenamento e che lo fa iniziare e poi gli permette, gli consente di fare performance in un certo tempo. Ed è quello, ma io al momento in cui Amauri non farà quello che mi aspetto da lui, e durante la settimana non sarò felice di Amauri. Ma questo non è perché io ce l'ho con Amauri per fare un nome o con qualcun altro, semplicemente perché credo sia giusto riconoscere quanto uno fa durante la settimana. La domenica è fatta di valutazioni, soprattutto da chi non vive la quotidianità, e questo è logico, è normale. Però io ho il dovere e ho il compito di andare un po' oltre questo. Se lo notassi solo in termini di ha giocato bene domenica, quindi si è riguadagnato il posto anche domenica successiva, è troppo comodo. Purtroppo per me non è stato così nella mia carriera. E dico purtroppo, ma sono ben felice che non sia stato così. Questo per me è sempre stato proprio lo stimolo che mi ha fatto cercare di andare oltre, di migliorarmi, di superare il limite, perché il professionista di calcio, chi fa sport a grandi livelli, deve avere questa ambizione, quella di superare ogni volta se stesso, di andare oltre il limite, perché altrimenti questo sport potrebbe fare tanto. Allora, quest'ultima sua riflessione, andare oltre il limite, ecco, adesso spostando una visione più generale della squadra, questo Parma, dopo le prestazioni che parlava poco di continuità, ha bisogno di trovare anche il successo in trasferta, ecco, questa è una cosa che manca, che si è augurato molto. È vero, questa è una cosa che manca, una cosa che non ci ha ancora visti particolarmente protagonisti, e quindi è un aspetto sul quale cerchiamo insieme, io con il mio staff, insieme alla squadra e ai dirigenti, di crescere. Questo è un salto importante, è una grande differenza, questo fa veramente una grande differenza. Nel momento in cui la squadra riesce a trovare una maturità che gli consente di andare a affrontare anche le partite fuori casa con la coscienza di poter fare la gara come in casa, allora parleremo anche di una classifica diversa, indubbiamente, ma questo è essere realisti, essere concreti e non di fare.